Di Francesco sono strategiche, cioè dal come leggete o volete leggere le fonti, poi avrete un tipo di francescanesimo o un altro genere di francescanesimo. C'è l'idea di fondo, quando diventa eccessiva, diventa ideologia, cioè la tua posizione la pigli e tutto quello che incontri lo colori con il colore della tua posizione. Questo difetto molto diffuso anche tra i professori di francescanesimo bisognerebbe evitarlo, cioè le fonti francescane sono da prendere integralmente, non si può gettare cose che danno fastidio, ti devono magari ostacolare nella tua ideologia, nella tua idea di precomprensione, ma un buon atteggiamento scientifico è non selezionare le cose secondo le tue percezioni, le tue attese, i tuoi progetti, le tue convinzioni, eccetera, 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 eccetera. È per questo che tutte le fonti sempre insieme e di una fonte, di una leggenda, tutta per intero. Il testamento di Francesco va letto tutto intero, non si può leggere una parte e poi dimenticare il resto. Questo è un atteggiamento minimo di attenzione sapiente a non perdere neppure uno iota, direbbero gli ebrei. Lo iota non esiste nell'alfabeto fenicio, nella tradizione poi greco-romana, ma per dire il più piccolo segno va conservato. È dall'integralità che nasce la sapienza, non dalla selettività, anche se la selettività è più soddisfacente, ti dà più fervore, ti dà più la sensazione di aver capito tutto subito. Sarà meglio invece dire capiamo tutto l'essenziale subito. Il particolare, non bastano 100 vite per entrare nei particolari. Questo è uno dei principi che vale per Francesco e per il Cristo, per la Bibbia stessa. Come diceva Bonaventura nel Breviloquium, la sacra dottrina, cioè lo studio della teologia, è doctrina sufficiens ad salutem. Non è una dottrina dove tu conosci tutto di tutti i misteri nei particolari dei misteri, no? È sufficiens ad salutem, cioè il sufficiente per essere salvato, per seguire la via della salvezza. Lo stesso vale nel francescanesimo. Non è importante spaccarsi la testa, andare a studiare. Se andrete a studiare, avrete la gioia magari di approfondire una pericope, come si fa nei Vangeli, si possono fare anche per il francescanesimo questo genere di ricerche estremamente meticolose, ma non è quella la via della salvezza. Bisogna sapere che Francesco è esistito, è nato ad Assisi, era ricco, si è convertito ad una ricchezza più grande e per la ricchezza più grande ha lasciato tutto e ha seguito il Vangelo sempre in semplicità
e dall'imitazione di Gesù in continuo ha raggiunto la letizia, l'esultanza vera, amando la Chiesa Cattolica e predicando ad apostolicam vitam, cioè secondo un modello di vita degli apostoli con Gesù, intramezzando questa predicazione all'apostolica con dei periodi di ritiro. Poi cosa volete aggiungere? Ha avuto le stimmate, ha avuto un tanto amore al Vangelo da volerlo diffondere, innanzitutto andare ad attingere devozio eucaristica in Francia, nella Francia belgica diremmo noi oggi, Olanda, Belgio, Olanda, nelle Fiandre, dove papà andava anche per fare commercio di stoffe, e poi ha voluto andare in Terra Santa con una deviazione in Egitto per fare un'opera, un tentativo di conversione del sultano. È tornato malatissimo, ha le stimmate nel 1224 e nel 2025 può essere che abbia avuto questo terribile cauterio agli occhi e muore nell'ottobre del 26, il 4 ottobre. In realtà è il dopo vespro del 3 ottobre, ma tecnicamente Francesco muore il 4 ottobre, di domenica tra l'altro. È molto facile descrivere l'essenza di Francesco e su quella essenza ascoltata uno può consacrare la vita, basta che senta una volta le cose minime di Francesco. Poi magari se ha la benedizione di Frate Leone con le lodi di Dio Altissimo, ha già tutto l'essenza, ci metti la regola, il testamento, hai la sostanza dell'essenza. E poi se hai anche tutti gli scritti, meglio, ma la semplicità minima per andare in paradiso è davvero accessibile a livello uditivo, anche alle persone semplicissime. Il paradiso non è chiuso, non è aperto soltanto agli intellettuali, a quelli che hanno il dovere in umiltà di studiare al posto dei semplici. Il semplice deve sapere che c'è qualcuno che al suo posto ha fatto tutte le verifiche, ha fatto tutte le battaglie culturali, e il semplice va avanti in semplicità, ringraziando chi ha faticato per lui, Bonaventura, Tommaso, non noi, noi in confronto a Tommaso davvero siamo dei micronani, cioè proprio pieni di strumenti potentissimi ma con poca voglia di lavorare, davvero è uno scandalo l'ozio culturale che c'è oggi. E ricordate che Tommaso, Agostino non avevano neanche la luce elettrica, per cui se dovevano recuperare qualcosa di notte era con la cera d'api, le candele, eccetera. Io ho cercato di mangiare la cera d'api di un favo di miele proprio 7 giorni fa, ma non ci sono riuscito. Ho mangiato il miele, ma la cera l'ho buttata. Gli antichi non buttavano la cera d'api. Un po' la mangiavano anche perché fa bene, io non me la sono sentita. Era un pezzettino così, ma gli antichi poi la usavano proprio per le candele. Ottimo prodotto. Io ho delle candele profumate da cera d'api in stanza che hanno 35 anni, sono state comprate da un amico che studiava la Sindone, e io quando apro quel contenitore delle 5 candele si profuma ancora oggi tutta la stanza. Mm.
Ma al di là di questo, rientriamo nella scienza, perché se uno è appassionato di Francesco, è appassionato di ogni traccia che lui ha lasciato, di ogni luogo che lui ha vissuto. Ricordo ad Amelia, c'è un luogo francescano a 300 metri in linea d'aria dal convento dei Cappuccini, famosissimo perché è stato sempre noviziato dei Cappuccini dell'Umbria, del Sud. Quando erano in molti i Cappuccini, avevano due noviziati nella stessa regione. E non sapevano neanche di avere a 300 metri in alto nel bosco il santuario francescano di Collicello, o di San Francesco meglio, perché bisogna andare a Collicello con la macchina e poi in mezzo ai boschi ritornare, e c'è una grotta e sopra c'è i residui di un piccolo monastero cistercense. Ricordate che Francesco non costruisce mai monasteri, luoghi dove c'è già qualcosa di diroccato oppure che è quasi abbandonato. Lui si posiziona e si appoggia a cose che preesistono. In questo caso c'è ancora qualcosa di questo piccolo monastero. Ricordo anche che i monasteri possono essere di due tipi. Quelli originari devono avere al massimo 12 monaci, perché sono piccoli monasteri. E i 12 monasteri di Subiaco, nella zona di Subiaco, sono 12 piccoli monasteri, da non confrontare con Monte Cassino, che essendo un tempio romano aveva molta materiale da costruzione, per cui parte già come un monastero un po' più consistente. Ricordo che Monte Cassino è all'incrocio di due grandi valli, vallate, quella della Casilina che porta in Campania e quella che dall'Abruzzo porta poi verso Formia, per cui era all'incrocio, un incrocio splendido e importantissimo. Monte Cassino diventa poi il prototipo anche di grandi monasteri, ma in realtà i veri monasteri vanno da 7 a 12 monaci. E ancora oggi ad Harvard hanno fatto, sapete che sono molto bravi nello studio sociologico del management, eccetera, loro lo dicono, cioè una buona riunione, una buona convivenza deve andare dalle 7 alle 12 persone. Un buon gruppo dove si possa parlare e intendere, mai superare il 12. Guarda caso è la stessa cosa, la stessa percezione di Benedetto e di tutto il monachesimo classico. Per cui quando incontrate dei piccoli monasteri, non meravigliatevi, e non meravigliatevi se a Collicello c'è un piccolo insediamento monastico. Questo è importante perché noi, quando parliamo di monasteri, abbiamo in mente Farfa. Farfa è un villaggio, tanto è grande. Ci sono anche quelli per vari motivi, ma i veri monasteri dove si vive la vita spirituale deve essere un monastero né troppo pochi né in eccesso. Io avrei voluto con la sovrintendenza del Lazio andare a fotografarli tutti questi piccoli monasteri che sono dispersi attorno a Subiaco. In genere non si conoscono molto. La sovrintendenza ha fatto già da 15 anni un sopralluogo a tutti i 12 piccoli monasteri. Ricordo che studiare i monasteri vuol dire studiare il francescanesimo, per contrasto, perché la regola di Benedetto non è quella di Francesco, ma alcune cose che ci sono anche letteralmente nella regola di Francesco, nelle biografie di Francesco,
provengono dalla prassi benedettina. C'era molta cordialità tra monasteri e francescani, anche se hanno differenze di scelta sulla regola. Francesco solo il Vangelo, Stefano d'Arbrissel anche lui solo il Vangelo, non è un'invenzione solo di Francesco, per dire, ma in modo così bello, così splendido, Francesco è stato il migliore in, se paragonato a tutti, non ce n'è uno come Francesco che abbia nel Vangelo la totalità dell'orientamento di vita. Per cui, attenzione, scienza e semplicità vanno benissimo insieme. E Dio ama i semplici in modo anche da abbattere la superbia degli intellettuali, anche spirituali. Per cui che, per esempio, a Varese ci sia una bambina che non ha ancora fatto la comunione e che già ha delle visioni di Gesù, per cui la mamma si meraviglia, no? E quando gli dice, ma cosa vedi durante la messa? Sì, sì, durante la messa, e vedo il Signore. Ma com'è il Signore? È bellissimo. Sapete che i bambini fanno così, no? È bellissimo. Non ha ancora fatto la prima comunione, ma è battezzata. Sapete che il battesimo è la cosa più in assoluto grande che ci sia. Questo per umiliare tutti noi che ci crediamo, che pensiamo, sa, se lei non fa questo, come la sua fede non è... Il Signore si diverte come Lui sa fare. E arrivare a dei bambini che hanno 6 anni, i pastorelli avevano 3, 4 in più, vuol dire che la nostra superbia attuale ha bisogno di una dolce umiliazione. Io gli ho regalato, non la conosco ancora, però gli ho regalato un portachiavi che avevo qui, cioè, alla mamma che glielo desse. Non è che mi importa conoscere, perché sapete che i fenomeni straordinari bisogna desiderare, ma al tempo stesso stare un po' a distanza. Tanto lo stesso Signore ce l'avete nel cuore e nel tabernacolo. Sono 2 tabernacoli, il tabernacolo dell'Eucaristia e il vostro tabernacolo. Per capire meglio Francesco bisogna leggere l'Anonimo Perugino, una volta si chiamava così, adesso si può chiamare De Incepzione, Incepzione, cioè l'inizio dell'ordine, con i 3 compagni. Legenda Trium Sociorum. E vi accorgerete da questo tipo di paragone, soltanto da questo tipo di confronto, che c'è una redazione specifica nella Trium Sociorum, cioè ci sono dei punti uguali. Se voi l'inizio, per esempio, la nascita, chiaramente tutte e due le fonti dicono che è nato, cioè, ma se poi andate a vedere la parte che a noi interessa di più, l'Anonimo Perugino è pagina bianca molte volte, vedete, tutte pagine bianche. Vuol dire che la fonte della leggenda perugina è una fonte autonoma, tant'è che gli studiosi ormai sono convinti che sia un frate che è un testimone assisano, visivo, di quello che racconta. Poi il parallelo ritorna, per esempio, con le persecuzioni del padre, poi vedete ancora spazi bianchi, sempre la leggenda perugina, e poi ritorna con i primi seguaci di Francesco, e con il primo capitolo. Il primo capitolo dei frati e l'apostolato delle origini
è uno dei pezzi, tra parentesi, da, a questo punto da confrontare, che ci sono delle piccole differenze, uno dei capolavori del discernimento sulla penitenza. Al tempo di Francesco i penitenti migliori erano i catari, erano le persone perfette, avevano uno stile di penitenza davvero molto molto intenso. E per evitare che i frati avessero la superbia spirituale di essere troppo penitenti, nel primo capitolo, qui bisogna arrivare ecco, a 40, il primo capitolo, come dopo il capitolo, si facesse capitoli delle cose che si trattavano, il versetto o paragrafo 37 e seguenti. C'è un punto dove obbliga i frati a spogliarsi di tutti i cilici di ferro, tutti gli strumenti di ferro che portavano a contatto con le carni, io sbaglio a dire cilici di ferro, strumenti di ferro, perché il cilicio, abbiamo detto, è lana grezza, che ha sua origine dalla cilicia, cioè queste... Li obbliga a spogliarsi di questi strumenti di penitenza e li fa bruciare tutti, perché se c'è una penitenza superba conduce all'inferno, una penitenza invece che nasce dalla carità e che moltiplica la carità, quella è più che giusta. Questo è uno dei punti più belli in assoluto, anche punto splendido è come dice di andare a predicare e a relazionarsi subito con i signori sacerdoti. I parroci sono miei signori, dice nel Testamento e dice la fonte, che è doppia, cioè sono due testi paralleli. Quello però che volevo dirvi è che molto della giovinezza e della conversione di Francesco non ha parallelo con l'anonimo perugino. Per cui questa è una fonte che va studiata in modo davvero privilegiato e autonomo. Detto questo, io lascio questo tipo di strumento di lavoro delle vecchie, questa è la prima traduzione italiana, bisognerebbe fare le traduzioni con quella del 2004 per vedere le differenze di traduzione. Noterete che appena dopo il concilio si era tutti democratici, per cui Francesco non è mai chiamato con beato, santo, ma è sempre Francesco, senza articolo, senza nulla. È come se fosse un tuo fratello, gli dai del tu e ti permetti con lui di essere molto spontaneo. Questo ha portato poi a un eccesso di confidenza, per cui Francesco sta sempre zitto e parlo sempre io, visto che è così cortese, se non interviene subito, intervengo subito io al suo posto. Andiamo al testo latino, anche se vi sembrerà un po' noioso, ma in realtà lo traduciamo, essendo un Latinus grossus o Ecclesiasticus, non è difficile. Qui ho messo gli incipit e gli explicit delle 59 pericopi. Sarebbe bello andare a vedere quante ne, ma credo che ne siano 59 anche nella suddivisione di Daniele Solvi. Vorrei però andare subito ai titoli, nascita e nome. Nasce ad Assisi, Luigi Pellegrini, che è un ipercritico, potrebbe anche dire, ma chi lo dice che è nato ad Assisi?
sapete, l'ho detto, che contesterebbe anche che sia stato alla Verna e a Greccio. Chiaramente non lo invitano più ai convegni di Greccio. L'hanno invitato la prima volta. Sì. Subito dopo la nascita, che tipo di personalità lui si viene a ritrovare? Innanzitutto sa molto lavorare e guadagnare soldi, al tempo stesso è molto capace di spenderli come se fosse un grande ricco, prodigale. Cioè la prodigalità è quando invece di dare come mancia in ristorante 2 euro, gli dai 20 euro o 200 euro. 200 euro subito nel ristorante vengono a saperlo, eccetera, eccetera. Prodigalità è una generosità eccessiva, è una generosità al di fuori di ogni misura. La troverete anche quando a San Pietro, vedendo l'economia delle offerte, lui prende dalla sua borsa una manciata di soldi, ma di soldi di un certo valore, e lo butta nella zona dove adesso sotto la confessione del Bernini si scende un pochino e c'è quel Cristo del tempo di Innocenzo III. Sì, c'è quella piccola cripta che c'è sotto l'altare papale. Ecco lì si andava davanti all'icona del Cristo e si gettava questi soldi. Cortesia e generosità, cioè non è solo prodigalis, cioè molto generoso, ma sa essere cortese. Lui aveva l'idea fissa di diventare nobile e lo era. Nobile nel mangiare, nel modo di comportarsi e anche nel progetto di vita. Il suo progetto era di diventare principe, neanche conte. Voleva cominciare la carriera militare con una campagna in Puglia per poi arrivare a un certo livello molto molto alto. La cortesia è una delle qualità antropologiche e cristiane più importanti di Francesco in assoluto. Vorrei farvi vedere una gemma, cioè che io già l'ho inserita nel testo di domani, la compilazione d'Assisi. Qui siamo ancora nella Trium Sociorum. Speculum minus sulla cortesia, perché la cortesia è uno degli aspetti più francescani che esistano nella storia della Chiesa, più cristiani che esistano nella storia di 2000 anni. Ecco, io l'ho messo qui. Agli inizi della compilazione d'Assisi, preso dal Deconformitate, c'è questa affermazione, vale oro e diamanti queste poche righe. La curialitas è la cortesia, il comportamento a corte, è un comportamento regale, un comportamento imperiale. Curialitas, la curialità, la cortesia curiale, è una delle proprietà del Signore. Questa è una parola di Francesco, eh? Francescus in Legenda Antiqua, che sarebbe la compilazione d'Assisi, dice. In realtà nell'attuale compilazione non c'è questo pezzo, ed è spettacolare. È una delle proprietà del Signore. Quando si parla del Signore, come in questo caso, non è il Signore Gesù, è il Signore Dio Padre. Attenzione che Francesco, ascoltando la liturgia,
ha una raffinatissima, profonda teologia trinitaria, quella che non abbiamo noi. Io nel messale, nella liturgia delle ore, ci sono degli errori trinitari che fanno davvero, cioè, ti rivolgi al Padre come se fosse Cristo, ti rivolgi al Cristo come se fosse il Padre, ma anche nelle preghiere dei fedeli composte dai paolini sui fogli di adesso, ma nella preghiera dei fedeli della Domenica in Albis c'era da svenire, cioè proprio. Ma nessuno sviene perché non ce ne accorgiamo. E attenzione che la Trinità sono tre ipostasi, chiamatele come volete, chiamarle persone è un po' pericoloso perché diventate triteisti se non state attenti. Il Padre è differente dal Figlio ed è unico Dio con il Figlio. Lo Spirito è differente dal Padre, unico Dio con il Padre. E una delle proprietà di Dio Padre, che il suo sole è la pioggia sua e tutte le cose sopra i giusti e gli ingiusti curialiter, cioè amministra in modo educato, in modo gentile, in modo curialis vuol dire non chiederti mai di ringraziarlo, se lo ringrazi bene. Se non lo ringrazi, una delle caratteristiche della curialitas è la pazienza, cioè avere pazienza e non reagire. In questo davvero Dio Padre, Gesù, lo Spirito sono capolavori. Amministrazione curialis. Est enim curialitas, infatti la curialitas è la sorella della carità. Ed è estinctrix dell'odio e conservatrix amoris. Conserva l'amore e estingue l'odio. Ecco, queste parole di Francesco io le inserirò negli opuscola, perché ci sono molte parole di Francesco nell'elenco di Paolazzi 2004, ce ne sono 10. Di parole nuove da inserire, come detti di Francesco. Questo è senz'altro da inserire, perché Francesco è curialis dal profondo, è uno che non dà mai disturbo. Se ti chiede una cosa, te la chiede una volta, basta, la seconda non te la chiede più. Non ti dà nessun fastidio, fino a quando è ridotto all'impossibilità che non ce la fa più. Ecco, il bonus modus, c'è un altro testo che io domani certamente ve lo segnalerò perché è uno dei capolavori della relazione con frate corpo, è uno dei capolavori in assoluto. Ma queste due righe sono splendide innanzitutto, perché quando saremo vecchi e non avremo i denti, specialmente quelli davanti, bisognerà stare attenti a pronunciare estintrix, perché non vi dico quello che... Ma anche la seconda, conservatrix, scherzando con i confratelli quando giochiamo a carte, quando c'è qualcosa che si avvicina a una difficoltà di gestione salivare, lo segnaliamo anticipando quando saremo anziani, per cui io scherzando dico l'unico dente che avrò lo legherò allo spago perché almeno se lo perdo non... Bisogna riconciliarsi con l'anzianità, l'anzianità è la vera letizia della vita vissuta con curialitas, avere degli ammalati bene educati, ma quanto è bello per gli infermieri. E un altro testo che vorrei leggervi nella compilazione d'Assisi è proprio come gli infermieri servivano a San Francesco,
che aveva bisogno nell'ultimo anno di assistenza a tutti i momenti, giorno e notte. E non è facile. Ecco, questo ve lo segnalo perché è un diamante, dirlo diamante è dire poco. Chiaramente va commentato, ma spero che... è stato citato per la prima volta dal protestante Sabatier nell'edizione dei Fioretti, a pagina 205, edizione francese con il testo latino, nota 2, pagina 58, nota 3. Sabatier è rimasto protestante? Purtroppo sì. Peccato perché aveva... solo che ha sbagliato agli inizi, lui ha preso certi punti del specchio di perfezione, che mette nello specchio di perfezione alcuni punti critici della compilazione d'Assisi, e ha messo in contrasto la cattolicità di Francesco con la cattolicità della curia romana, quasi che il Papa non lo capisse e fosse contrario al Vangelo. Chiaramente questa posizione è proto-protestante, no? Ma Francesco non protesta mai con il Papa, anzi, e non è mai riuscito a fare questo passo. Avesse studiato la leggenda dei tre compagni, forse sarebbe stato più vicino alla cattolicità, avrebbe amato i sacerdoti, i vescovi con più facilità. Questo è diverso che aveva fatto, non so, anche se non è proprio uno studioso, io ho detto. Sì, anche. E dipende da quale opera è la prima che studiate. In genere succede che la prima opera è sempre come il primo innamoramento, lo ricordi per sempre. In realtà può essere invece molto condizionata la prima opera che leggi di Francesco. Sabatier però ha avuto il merito di cambiare totalmente la scientificità dei testi. Ancora oggi qualcuno è filo sabateriano, cioè molto del francescanesimo è di tendenza protestante, cioè fa comodo criticare la curia, criticare l'autorità, eccetera. E facciamo la pausa tra 5 minuti perché vorrei arrivare ancora un po' a farvi notare il punto al quale ci agganciamo in ripresa. Ecco, questi sono i titoli. Allora, c'è un, ripeto, cortesia e generosità, qui confer quello che abbiamo visto. E non si insisterà mai troppo su questo. C'è troppa crudeltà di virtù false nel francescanesimo a volte. La parola crudeltà io la riprendo da un'apparizione di Gesù a frate Giovanni da Medina del Campo a Montepulciano nel 1547-48, dove definisce la povertà di alcuni frati secca e crudele. Crudeltà e secchezza. Secchezza vuol dire che non c'è quella, non c'è vita, c'è morte, e non solo, ma una morte crudele verso gli altri. Parola di Gesù, eh? Attenzione, abbiamo due redazioni di questo testo, una di un teologo come Mattia Bellintani da Sarò, che ha filtrato bene tutte le fonti di Bernardino da Colpetrazzo. Cose serie sono. Chiaramente i cappuccini non le conoscono ancora bene, neanche quelli che abitano a Montepulciano. Era un minore che è diventato cappuccino ed è il primo martire cappuccino. Andò in Egitto un po' l'anno dopo, chiaramente provocano i musulmani li uccidono. Erano in due, un frate delle Puglie, frate Giovanni delle Puglie, e lui, sacerdote, furono uccisi.
protomartiri cappuccini. E un altro punto, vi dicevo, al quale io insisterò... No, no, ma non conoscono neanche che esistono quasi. Ma è spaventosa, l'ignoranza che abbiamo. C'è da ridere, cioè bisogna proprio sorridere. Io ho avuto un po' la grazia in questo caso di saperlo da 20 anni, perché con Montepulciano abbiamo avuto un po' di relazioni formative. Ecco, io insisterò molto sul FF 1403. E il 402 anche. Ecco, qui è il vero cambiamento di Francesco, che in genere nessuno sottolinea. Tutti, partendo dal Testamento, dove lui parla dell'incontro con il lebbroso, tutti parlano dell'incontro con il lebbroso, ma prima di quello c'è la visita di una dolcezza enorme in un certo preciso momento della sua vita. Ma prima di questo vedremo anche cosa aveva fatto il giorno prima, perché c'è un meccanismo nelle visite di Dio nella vita di Francesco. Anticipiamolo subito. Quando Francesco, essendo nobile curialis, fa del bene a un povero, a una persona bisognosa, il giorno dopo c'è una visione, il giorno dopo c'è un intervento di Dio. Per cui la squisitezza verso un confratello è per Francesco il meccanismo che fa intervenire Dio con dei doni particolari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.